Sì, Presidente, assolutamente rapidissimi. Insomma, una mozione ovviamente che noi rispondiamo ecco, con i fatti, perché come già dichiarato anche ieri, ovviamente la sindaca stessa, ovviamente stampa e anche l'assessore Ziantoni, ovviamente si è provveduto immediatamente, visti i fatti ovviamente che hanno colpito l'intera Regione Lazio, ovviamente nel mondo e nel campo dei rifiuti. Si è intervenuto immediatamente con una nota appunto del 16 marzo, insomma, ecco, per richiedere la revoca in autotutela della delibera di giunta del 31-12-2019, la delibera numero 325. Ovviamente il riferimento, diciamo, alle situazioni per i gravi, ovviamente, diciamo, ovviamente sempre per ipotesi, insomma, gravi reati. Ovviamente sollevati ecco, dalla Procura della Repubblica di Roma in merito all'iter autorizzativo inerente ovviamente alla nuova discarica di Monte Carnevale, si è ovviamente provveduti poi tramite questa nota insomma, a richiedere il ritiro della stessa delibera. Perciò ecco, insomma, si è agito ecco, con un fatto concreto, con un fatto ovviamente tangibile per il bene ovviamente del territorio, che ricordiamo Roma Capitale fu costretta a indicare una discarica. Per i rifiuti solidi urbani, ovviamente a causa dell'inerzia della Regione Lazio che ha partorito dopo tanti anni un piano dei rifiuti. Oggi ovviamente noi ne chiediamo il ritiro. Oggi la sindaca lo ha comunicato nuovamente, l'abbiamo fatto anche ieri ovviamente a mezzo stampa, perché crediamo che un piano dei rifiuti diciamo elaborato comunque anche tecnicamente dalla stessa persona che oggi comunque diciamo coinvolta in fatti giudiziari, ovviamente riteniamo che quel dispositivo, quel mezzo, insomma, ecco, quel piano rifiuti, appunto, sia un piano rifiuti, insomma, viziato, comunque, diciamo, ovviamente non, come dire, non stabile, ovviamente, dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista politico. Mi dispiace che ieri abbiamo letto molte note, ovviamente, dove si chiedeva a questa amministrazione il ritiro della delibera appunto per l'individuazione dell'area di Monte Carnevale, ma ovviamente ci sono state forze politiche, come purtroppo anche il Partito Democratico, che non ho visto una nota ovviamente in riferimento all'accaduto di ieri, e questo ovviamente fa molto dispiacere. Noi abbiamo dato un segnale, perciò un segnale tangibile, siamo ovviamente dalla parte dei cittadini, siamo dalla parte di chi ha sofferto per anni, perché ricordiamo Malagrotta è stata la pattumiera di Roma per 30 anni e noi ovviamente non ci stiamo. Perciò, insomma, questo è il nostro messaggio, questo è il nostro segnale. Mi auguro ovviamente insomma, che si possa diciamo, procedere poi ovviamente con un nuovo piano di rifiuti regionale, questo lo chiediamo con forza, con determinazione, e siamo ovviamente diciamo, obbligati ad astenerci su questa mozione ex articolo 58. Grazie. Grazie. Consigliere.